Aia! Fermi! Allora, mentre loro scendono, fatevi male, io vado invece da Piero Giannico, dalla Unendo, perché Piero, noi, voi, allora, premesso che siete anche non solo su Tele Lombardia, ma in diretta nazionale su Top Calcio, Piero, com'è andata? Vedo che hai un ospite, Celeste Poma, giusto? Oggi è una partita importante. Sì, buonasera direttore, qui siamo al Palaia Mamai che oramai sta vedendo le ultime persone ancora salutare le giocatrici. L'Unendo Yamamai è stata sconfitta 3-0 in casa dalla Nord Meccanica Piacenza e dice addio ai suoi sogni di playoff. E dunque oggi era l'ultima giornata di regular season e quindi l'Unendo per un punto non è riuscita a entrare nella post season. Accanto a me Celeste Poma, il libero della Unendo. Allora Celeste, cosa non è andata in questa stagione? Io credo che abbiamo avuto comunque alti e bassi, ovviamente essendo una squadra giovane con poca esperienza questo era da mettere in preventivo. Sicuramente nei momenti in cui dovevamo essere più ciniche mi vengono in mente due partite come Montichiari e Novara dove dovevamo prendere dei punti e sicuramente sarebbero stati quei punti che oggi avrebbero fatto la differenza, non li abbiamo presi. Ecco, stasera 4.300 spettatori al Palaia Mamai non sono bastati. Ma io credo che il pubblico comunque in un anno, pur con le sconfitte, non ci abbia mai abbandonato e anche oggi è stata comunque la testimonianza come il nostro palazzetto sia comunque uno tra i migliori d'Italia e con un pubblico comunque che ci sostiene dal primo all'ultimo punto. Ecco dire stasera una Piacenza cosa, ha fatto... Posso dire una cosa, veramente a vostro merito e anche a merito dell'Unendo, dell'Unendo Yamamai, quando una società è chiara, onesta, diretta nel quello che fa, lo spiega, fa un investimento sui giovani, come diceva giustamente Celeste, la gente capisce, i tifosi non l'abbandonano. Pensare che ci fossero 4.300 spettatori per una partita di volley femminile è un grande risultato per voi, per la Unendo, anche se non avete vinto, credo Celeste e Piero me lo potete confermare, che si possa anche essere sconfitti senza dover subire contestazioni, accuse, riconoscendo quest'anno forse potevamo fare meglio, ma ce l'abbiamo messa comunque tutta. Questo va detto. Infatti stasera, direttore, il pubblico ha applaudito, neanche un fischio, squadra e tifosi sempre uniti. E poi, se mi permettete, una citazione per il presidente Pirola, che ha fatto veramente il massimo quest'anno e quindi da questa, diciamo, sconfitta può costruire la nuova Unendo dell'anno prossimo. Bravi, bravi, in bocca al lupo anche al presidente Pirola, grazie, in bocca al lupo Celeste. Ciao Piero, un abbraccio a tutti noi, lì nella regia. Ciao, grazie a tutti.